600 anni rappresenta una pista della gente curiosa degli anni 30 che vedevano fare un indizio e gli arrogani che invece corrono verso il futuro con la gente consapevole della nostra forza. Molto ben, quindi ovviamente dietro abbiamo riportato il simbolo della, della nostra forza armata, della verità. Grazie per quello che parlavamo. E complimenti. Noi abbiamo un grande supporto. Vengono ora resi gli onori militari al Presidente della Repubblica. Reparto, attenti! Compagnia, presenta! Onori al Presidente della Repubblica! Bandiere di guerra e di istituto dell'aeronautica militare, banda e reparto schierato, pronti per la rassegna. Parto, attenti! Comandante, dia riposo. Reparto, riposo. Signor Presidente, a nome di tutte le donne e gli uomini che compongono l'aeronautica militare, desidero formularle il più sentito, sincero ed emozionato ringraziamento non solo per le profonde e significative parole contenute nel suo messaggio augurale, ma anche e soprattutto per averci voluto onorare della sua presenza a rimarcare l'importanza e solennità della giornata odierna. Siamo estremamente lieti e felici di essere al suo cospetto per celebrare lo storico traguardo del 100° anniversario della fondazione dell'Arma Azzurra, che proprio nel 1923 veniva costituita quale forza armata indipendente con una propria uniforme e propri distintivi di grado e specialità come riportato nel decreto istitutivo. Nel ringraziare lei, signor Presidente, e tramite lei tutti i convenuti e gli amici dell'Arma Azzurra, a nome di tutta la Forza Armata, le rinnovo il nostro affettuoso e rispettoso saluto,
e ho l'onore di consacrare questo compleanno con il passaggio simbolico di una sciabola da parte del decano dell'aeronautica, 105 anni, l'ultracentenario maresciallo Luigi Pasqui, al più giovane pilota dello schieramento, l'allievo Giorgio Strada del corso Drago VI. Parto. Parte. E per l'aeronautica militare, e per le forze armate, e per l'Italia, Gerges! Grazie Presidente. Oggi è il compleanno dell'Arma Azzurra, che raggiunge il traguardo del secolo. 100 anni vissuti con la freschezza, l'ambizione e anche la spavalderia tipica di chi vola in alto a sfidare il cielo. L'Aeronautica è una forza armata che dei giovani ha la passione per l'innovazione, l'entusiasmo dei grandi obiettivi, la rapidità d'azione, la capacità di superare gli schemi che intrappolano il pensiero e imprigionano i talenti. Dei giovani allo sguardo che non indugia al passato, ma che guarda sempre avanti. E questo centenario ne è la prova. Non è un punto di arrivo, ma la capitalizzazione di quanto fatto per raggiungere vette, anzi quote, sempre più elevate. Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, alla bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare, con la seguente motivazione. Reparto Ante! Nei suoi 100 anni di storia, l'Aeronautica Militare ha operato a protezione delle popolazioni oppresse, al mantenimento della pace e della stabilità internazionale, intervenendo con i propri reparti, spesso sotto pesante minaccia, affrontando con coraggio, senso di responsabilità e straordinario valore tutte le missioni assegnate, sempre e dovunque, e anche a sostegno delle componenti terrestri e navali, combattendo con valore, spirito di abnegazione e generosità. Per l'audacia degli equipaggi nei teatri operativi di tutto il mondo, sostenuta dalla perizia e dal generoso impegno del personale in azzurro, si distingueva in operazioni di difesa aerea, neutralizzazione di obiettivi militari ostili, pattugliamento, guerra elettronica, rifornimento in volo, ricognizione, operazioni speciali, trasporto ed urgente evacuazione di cittadini italiani e stranieri in pericolo.
L'aeronautica militare, inoltre, in occasione delle molteplici calamità naturali ed emergenze sanitarie, grazie a una encomiabile struttura logistica di aderenza, contribuiva con i propri mezzi e migliaia di missioni di volo per portare aiuto generoso verso la popolazione civile in Italia e in ogni parte del mondo, mostrando rarissimo esempio di dedizione alla patria e ai più ideali di civiltà. Luminoso patrimonio di valori, di elevata professionalità, altruismo e senso del dovere che tutto il personale dell'aeronautica militare ha sempre onorato, meritando l'ammirazione, il rispetto, il plauso e l'unanime riconoscenza della comunità italiana e internazionale. Cieli d'Italia e del mondo, 1923-2023. Compagnia, presentat! Ar- Fianc, ar- reparto riposo. Militare, ma immaginiamo che oggi il cielo di Roma rappresenti i cieli di tutta Italia, di ogni singola città, di ogni singolo paese, di ogni singolo borgo. Trovati nelle aree più calde in termini di temperature, ma anche in aree desertiche. Ecco i tornado dell'aeronautica militare. Il nostro cielo, i nostri cieli, il nostro territorio. L'emozione perché attraverso questo tricolore nel periodo più buio ci hanno abbracciato tutti. Ecco a voi le frecce tricolori. Al Presidente della Repubblica!